in collaborazione con Azienda Agricola Il Cascin, promozione e valorizzazione prodotti tipici, vini bianchi DOP, vermentino, pigato, vino rossese DOP, vini bianchi e rossi da tavola, olio extravergine di olive taggiasche in salamoia. Azienda Agricola Il Cascin, telefono 0183 65 26 64 75 30 83. Per un buon prodotto ci vuole la giusta etichetta e l'etichetta giusta la trovi da Grafiche Amadeo. Grafiche Amadeo ti mette a disposizione una nuova attrezzatura per la stampa a più colori, la laminazione e la fustellatura in linea. Il tutto in un unico passaggio da bobina a bobina. Un macchinario ad alta tecnologia ed elevatissima velocità in grado di realizzare etichette di assoluta qualità per medie, alte e altissime tirature in tempi rapidi. La tua etichetta ti aspetta da Grafiche Amadeo. Francesco, ma a quest'ora dove sei stato? Indovina. Dovunque c'è un Conad, c'è gente così, attenta alla qualità che parla attraverso tutti i colori e i profumi della freschezza. Perché in Conad, sulla qualità, nessuno chiude mai un occhio. Assaggia questa. Conad, persone oltre le cose. E siamo giunti alla giornata conclusiva di Olio Oliva, questa manifestazione che ormai da venerdì sta animando tutta Oneglia. Molte le occasioni di incontro, tantissimi gli stand con gli espositori che propongono i propri prodotti, tutti legati alla tradizione locale, ai tantissimi visitatori che anche oggi hanno partecipato a questo evento, grazie anche alla bella giornata, una bella giornata di sole, sicuramente piacevole considerando anche l'aspetto che siamo in novembre. Qui ad Oneglia oggi c'erano anche tantissimi turisti provenienti da molte regioni italiane, ma anche da oltre confine. Diamo il via allora allo speciale di oggi, in cui riviviamo i vari eventi di questa giornata e poi al termine tracceremo un po' un bilancio di questa edizione di Olio Oliva insieme al presidente dell'Associazione Nazionale Città dell'Olio e presidente di Promimperia, Enrico Lupi. A Olio Oliva anche il Lions Club Imperia Host, con iniziative per la salute, iniziative anche di cultura, divulgazione, informazione. Il presidente Andrea Mannari, allora, tante iniziative in questo piccolo contenitore Lions, che tanto piccolo non è perché è concentrato ma offre molto, mi pare di capire. Sì, cerchiamo proprio di offrire non solo servizi sanitari ma anche proprio cultura, è uno dei nostri doveri, diciamo, e quindi noi abbiamo organizzato queste serie di eventi in cui, diciamo, parliamo di cultura in termine generico, di vari argomenti, direi molto interessanti, e adesso parleremo di musicalità, che sicuramente è una dote, è una qualità che si sta perdendo nei giovani e ritengo che sia un qualche cosa che bisogna invece assolutamente mantenere. Quindi, insomma, la salute affrontata attraverso delle visite specialistiche nel vostro furgone attrezzato, questo furgone polifunzionale, iniziative di solidarietà, raccogliete fondi, avete raccolto vestiario anche per i terremotati, e iniziative di salute anche del benessere, un po' anche della mente e dello spirito. Assolutamente, il nostro motto è We Serve, e We Serve nella popolazione comprende tanto, comprende tutto, e quindi anche lavorare sulla cultura è una cosa fondamentale nell'integrazione, come abbiamo appena finito di parlare, ma parlare di cultura, parlare di musicalità ritengo che sia un compito nostro, doveroso, importante, assolutamente incisivo, spero, sulla popolazione, sulla cultura. E beh, se si parla di cultura e musica insieme, Walter Norzi penso che possa dire la sua come consigliere delegato al Festival di Cervo, come direttore artistico anche di questa meravigliosa iniziativa che è il Festival. Quindi un evento che incontra un altro evento a Olio Oliva. Ma infatti ho accolto questa iniziativa con grande passione, ecco, proprio perché ritengo che l'uomo vada coltivato nella sua
interezza, quindi la salute fisica da una parte, ma la salute anche dell'essere in se stesso, e quindi la musica e tutte quelle che sono i passaggi culturali arricchiscono la persona e quindi danno quella capacità di avere una persona migliore, e se abbiamo una persona migliore siamo in grado anche di fare qualcosa per qualcun altro in un modo che può funzionare. Ecco. Del resto, visto che i Lions si occupano anche proprio di visite mediche, beh, la musicoterapia non è una favola. Ci penseremo a questo punto, accogliamo assolutamente l'invito e magari in una prossima edizione ragioneremo anche su quello. Effettivamente funziona e dà sicuramente aiuto e supporto, perché ripeto, la persona è una e la persona quindi va animata e soprattutto alimentata in tutte quelle che sono le sue componenti che poi formano la persona stessa. Ecco. Ecco, parlare anche di musica e musicalità per il benessere dello spirito significa anche un po' di divulgare cultura musicale, cercare anche di avvicinare i giovani a iniziative come ad esempio il Festival di Cervo, che è un qualcosa di veramente internazionale da tutti i punti di vista. Ma io ritengo il fatto giovanile un fatto fondamentale. Adesso non voglio citare il festival perché sarebbe troppo, tra virgolette, autobiografico, ecco. Però in quell'ambito noi sicuramente i giovani fino ai 26 anni pagano un biglietto da 5 euro che evidentemente cerca di favorire quello che è il nostro pubblico di domani, ecco, perché è essenzialmente lì che noi dobbiamo andare a lavorare, se no effettivamente il nostro pubblico va per morte naturale, quindi ahimè le nostre iniziative, per quanto belle, non hanno alcun futuro, ecco, da questo punto di vista. Rifacendoci anche all'ultima relazione che c'è stata, io spero che la musica sia anche un mezzo di integrazione, cioè una forma di linguaggio, di cultura, che può legare persone che vengono da mondi diversi e che quindi rappresenti anche un mezzo da questo punto di vista. L'Accademia dello Stoccafisso presente a Olio Oliva anche quest'anno con un'iniziativa particolare, l'Aperistock. Aperistock, sì, quest'anno abbiamo cercato di fare qualcosa di più, virgolette, moderno. L'anno scorso Stock Burger, il panino, quest'anno l'Aperistock è un box in cartone tutto biodegradabile, con piatti biodegradabili, forchetta biodegradabile, dove serviamo tre assaggi, uno di petali di stoccafisso con letto di patate di mendattica e riduzione di pomodoro, l'altro il solito ma ormai meraviglioso branda con olio extravergine d'oliva dell'azienda del Cascin, e una crema di stoccafisso molto delicata, il tutto appunto con olio extravergine del Cascin e il vino del Cascin, che è il nostro partner e colui il quale ci ha dato la possibilità di essere presenti qua a Olio Oliva, in quanto ci ha invitati a fare questa degustazione dello stock. Quindi anche quest'anno speriamo di aver fatto qualcosa di nuovo, qualcosa di simpatico e proiettato in un futuro roseo per lo stocco. Ecco, perché sono tre assaggi dove la tradizione del branda si unisce a queste altre preparazioni un po' particolari che non tutti conoscono. Sì, perché il branda è la base, è quello conosciuto e straconosciuto. La crema di stoccafisso è una cosa un po' nuova, adatta un po' a tutti i palati, anche alle signore, perché è molto delicata. E i petali di stoccafisso sul letto di patate di mendattica è un nature, perché solo stoccafisso bollito, patata bollita con un goccio di salsa di pomodoro, quindi molto molto delicata e molto nature, molto nuova, molto 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 semplice. Ecco. Il pubblico sta apprezzando? Il pubblico sta apprezzando questa novità, abbiamo avuto dei bei risultati, soprattutto sul box, che è così, questa iniziativa di cibo da strada che stiamo portando avanti dall'anno scorso con lo Stock Burger. E quindi noi cerchiamo di andare avanti per creare un cibo da poter mangiare in qualunque situazione, in qualunque momento e in giro per la città in manifestazioni come questa. E
Ed è un piacere incontrare qui Olio Oliva, anche il direttore di Confindustria Imperia, Paolo Della Pietra. Beh, allora, benvenuto in questo grande evento, questa grande vetrina dell'olio nuovo, nella quale quest'anno ci sono anche spunti interessanti, perché abbiamo assistito anche a un incontro vero, concreto, fra l'offerta di prodotti e di territorio, perché ci tengo a sottolineare che è stata un'offerta integrale, perché tanti compratori provenienti da diversi paesi del mondo sono venuti qui sul territorio a vedere ciò che potevano comprare. Credo che questo possa fare la differenza, Della Pietra. Lei cosa ne pensa? Ma sicuramente, innanzitutto ti ringrazio, è sempre un piacere essere negli studi di Imperia TV per raccontare un po' il nostro territorio. Olio Oliva rispecchia il territorio. Il territorio vuol dire sia piccolo produttore, sia grande esportatore, sia grande azienda sia media azienda. Devo dire che quest'anno dobbiamo ringraziare la Camera di Commercio per l'enorme sforzo che ha fatto per organizzare questa macchina con i B2B, così si chiamano, ha organizzato degli incontri fra le imprese del territorio, 30 per la precisione, e buyer delle grandi distribuzioni che arrivano dai principali paesi dell'Europa e del nord Europa. Persino dall'Estonia sono arrivati fin qua Imperia. Ma guarda, io dico sempre, la qualità può essere esportata in tutto il mondo. Spesso noi litighiamo per avere la visibilità sul territorio, ma c'è tutto un mondo che è aperto per i nostri territori. Quello su cui noi dobbiamo puntare è assolutamente la qualità e l'eccellenza. Penso che il nostro territorio, la nostra provincia, il nostro olio soprattutto, si possa distinguere in tutto il mondo per la sua assoluta eccellenza. Beh, questo è sicuramente un ponte importante verso il futuro, perché ce n'è più che mai bisogno in questo periodo di riuscire ad avere dei collegamenti concreti con il resto del mondo, riuscire a pensare che anche nel nostro piccolo possiamo parlare di export. Questo è assolutamente il futuro, e di questo un compito rilevante dovrà essere svolto dalla Camera di Commercio, oggi più forte che mai, con l'unificazione fra le tre Camere di Commercio di Imperia, Savona e Spezia. Dobbiamo avere il punto di riferimento in loro per aprirci ai mercati mondiali. Noi come associazione di categoria faremo il nostro lavoro avendo le imprese di riferimento e spronando le imprese a partecipare, a competere e a vendere i propri prodotti su tutti i mercati del mondo. E credo che sia importante quello che lei ha evidenziato, se riusciamo a trasformare quella che poteva essere l'ennesima sconfitta del territorio, e cioè perdere l'identità della Camera di Commercio, invece in una risorsa, cioè non perdere l'identità ma anzi acquisirne una maggiore attraverso una struttura più forte sul territorio. Beh, se si vince questa scommessa credo che sia un passaggio fondamentale per le imprese, perché poi quando parliamo di Camera di Commercio parliamo di casa delle imprese, non dobbiamo mai dimenticarlo. Della Pietra, casa delle imprese, dell'industria, Confindustria c'è, voglio dire, adesso siete pronti, perché dopo Olio Oliva c'è un appuntamento importante che vi riguarda, c'è l'assemblea. La nostra assemblea il 18 novembre, abbiamo un progetto chiamato Officina Impera, del quale se ne è già visti alcune anticipazioni nel mese di marzo, abbiamo fatto venire qua dei giovani studenti di architettura da Melbourne, da Politecnico di Milano, che hanno ridisegnato un po' gli spazi della nostra città. Tu devi pensare, Andrea, che il 30% delle aree di Imperia sono aree dismesse o aree abbandonate. Quindi un terzo purtroppo del suolo dove noi viviamo versa in uno stato di assoluto degrado. Noi abbiamo voluto, attraverso questi studenti, dare delle idee, non abbiamo fatto dei progetti, non vogliamo assolutamente porci in contrapposizione con nessuno sul territorio, vogliamo essere di stimolo, perché anche gli imprenditori possono essere di stimolo non solo per le loro imprese ma anche per il contesto sociale nel quale vivono, e crediamo fortemente che Imperia nei prossimi anni debba avere una nuova vita. Quindi insomma uno spirito per questa prossima assemblea di legame sempre più stretto con tutto il territorio, non solo con la realtà propriamente industriale. Le imprese vivono nel territorio, occupano lavoratori del territorio, il tessuto sociale ed economico sempre più si vanno a intrinsecare insieme, per cui è logico che ci debba essere uno stretto legame, non possiamo prescindere da questo. Ci rivedremo allora presto, Della Pietra, dopo Olio Oliva. Grazie. La dieta mediterranea tra tradizione e innovazione, questo è il titolo del concorso avviato quest'anno dal Circolo Castelvecchio in occasione di Olio Oliva. Presidente, c'è stata la valutazione delle molte fotografie arrivate su questo tema.
Sì, era un tema che io ritenevo abbastanza semplice, invece devo dire che da parte dei partecipanti e anche da parte della giuria è stato ritenuto abbastanza complesso, perché non era semplicemente il tema dieta mediterranea, ma era dieta mediterranea tra tradizione e innovazione. Quindi un tema che è stato sviluppato da parte di tutti in maniera un po', diciamo, con una certa difficoltà. Però devo dire che sono state molto centrate, e addirittura devo dire che forse più centrate di tutte sono state le scuole, le fotografie delle scuole, che hanno centrato veramente la tradizione e innovazione. Poi magari vedremo i particolari, ma vedremo che sono riuscite a centrare proprio quello che era il cuore del tema. Ecco, lei ha in mano il responso finale. Sì, il responso finale che è stato espresso dalla giuria formata da professionisti, assolutamente professionisti, e se volete vi indico i vincitori. Vincitori per quanto riguarda il settore scuola è la scuola primaria Filipponi di San Bartolomeo al Mare, e ve la indico che è questo. Vediamo una bimba col tablet, che è l'innovazione, e la tradizione, che è il tavolo con tutti i prodotti locali. Perfetto, è centratissimo, devo dire che più di così non sarebbe potuto fare. Poi cosa abbiamo? Al secondo posto la scuola dell'infanzia, sottolineo dell'infanzia, Arcobaleno, con i futuri chef, e vedete che i futuri chef sono l'innovazione, la tradizione e la macchina da fare la pasta. Poi qui abbiamo il terzo con il pane. Il terzo è un ex aequo, a dire la verità, perché il terzo è la classe quinta B, questa era la seconda, era la quinta A, la terza era la quinta B della scuola dell'infanzia Arcobaleno, ha un ex aequo con la scuola primaria di Pornassio, e anche qua direi che è centratissimo la tradizione e l'innovazione, il forno col pane e la macchina per fare il pane, che è nuovissima, quindi assolutamente centrato anche qua il tema. Molto simpatica poi la fotografia, che è risultata la più votata dal pubblico. La foto più votata dal pubblico, di gran lunga devo dire, non c'è stata proprio competizione, molto simpatica, ha centrato anche qua il tema, ma poi è proprio simpatica in sé, il bambino con la pasta in mano e l'olio, e la dieta mediterranea è quella, l'innovazione è il bambino. E queste erano le scuole, poi invece abbiamo la sezione dei fotoamatori. Sì, volevo aggiungere che c'è ancora una menzione speciale dalla giuria per l'Istituto Scolastico Sauro di Castelvecchio. Ah, questa qui? Sì, che è, diciamo, la fotografia è bella, è simpatica, però ha avuto solo una menzione speciale in quanto non è proprio centratissimo col tema. Manca l'innovazione forse. Sì, diciamo che non è proprio centrato il tema. Però una bella foto. La foto molto bella, molto simpatica. Passiamo ai fotoamatori. Al primo posto Pasquali Sabrina, e vedete anche qua il bambino con tutta la dieta mediterranea, con la pasta, con la farina e con quant'altro. Un gioco di luci veramente spettacolare. Sì, molto molto bella, molto apprezzata dalla giuria. La pasta anche al secondo posto. Al secondo posto Dorio Lea con la pasta, anche qua, e qui proprio pasta a go-go, e direi che anche qua tema centrato, e poi molto bella la fotografia anche dal punto di vista tecnico. Così come è molto bella, e forse dal punto di vista tecnico la più bella, per qua almeno questo è stato il giudizio della giuria, al terzo posto Runco Fiorenzo, e vedete il gioco di luci, proprio centratissimo l'argomento, molto centrato, è un po' costruita come fotografia, però molto molto bella dal punto di vista tecnico, a giudizio della giuria forse la migliore. E anche qui abbiamo poi delle menzioni speciali. La menzione speciale per Gelmina Kaminskaite, vedete il carciofo è praticamente un'innovazione nella dieta mediterranea, perché non è proprio della tradizione mediterranea, però ormai è entrato anche il carciofo a far parte della dieta mediterranea, e quindi diciamo che è l'innovazione. E quindi qui abbiamo l'ultima fotografia, Frullo e pesto è il titolo.
Sì, frullo e pesto, questa è una menzione speciale che abbiamo voluto dar noi come circolo a Castelvecchio, perché ci è apparsa una foto molto molto simpatica della scuola dell'infanzia di Via degli Ulivi. E questo veramente, vedete che ci sono i bambini che fanno il pesto in maniera tradizionale e altri che lo fanno col frullatore, quindi anche qua un tema centratissimo. E naturalmente quest'anno volevo ancora aggiungere questo, nostra location, che è sulla Molo Lungo di Oneglia, è diciamo risultata un attimino fuori da quanto riguarda un po' tutta la festa di Olio Oliva. Quindi mentre quando eravamo con lo stand esattamente nella festa di Olio Oliva, tanta gente passava, diciamo anche per curiosità entrava, qui doveva venirci appositamente. Sono state messe molte indicazioni per venire, tanti la cercavano e non la trovavano, e comunque devo dire che nonostante questo l'afflusso di pubblico è stato ottimo, e questo ci fa veramente piacere, perché come dico, chi veniva a visitare la mostra doveva venire appositamente, non era una persona che passava di lì per caso, quindi questo ci fa veramente molto molto piacere. Dottore Sarambaldi, importante la presenza delle scuole anche quest'anno a questo concorso, delle foto belle che esprimono la creatività dei nostri ragazzi. Certo, è la, mi sembra, 22esima edizione, e sono molto contenta che anche quest'anno ci sia stata l'adesione, tra l'altro di tre ordini di scuole, chiamiamo l'infanzia, la primaria e la secondaria di primo grado. Io cerco di sponsorizzare molto questo concorso, perché ritengo che tra tutti i progetti che mi vengono presentati, che sono sempre molto molto belli, però questo abbia qualcosa in più, nel senso che va a inserirsi nell'ambito di Olio Oliva, che ha il compito di valorizzare il nostro territorio. Quindi io credo che spingere i ragazzi a osservare, a studiare qualcosa del nostro territorio sia una cosa importantissima, tra l'altro poi sviluppare la creatività, non ne parliamo. E quest'anno questo tema è stato colto dai ragazzi e anche naturalmente dagli insegnanti, che sono quelli poi che danno l'input per la realizzazione di questi lavori. La dieta mediterranea tra tradizione e innovazione, mi sembra che la risposta sia stata ottima, ci sono dei lavori veramente, delle fotografie molto belle. Il compito è quello che i ragazzi, nonostante i cambiamenti della nostra società, nonostante le innovazioni in tutti i campi, non perdano di vista qual è la loro identità, quali sono le loro radici, quello, il fatto di essere in un territorio, quello ligure, che ha determinate caratteristiche che non possono assolutamente andare perse. Il presidente Ferruccio Dardanello della Camera di Commercio di Cuneo e anche di Euro Cingei, questo organismo che tiene a battesimo, l'ha tenuto 3 anni fa ormai, questo matrimonio fra Peccati di Gole e Olio Oliva, fra Piemonte e Liguria. Beh, è ormai un matrimonio comunque siglato dalla storia, io credo, presidente Dardanello. Ma questa è una terra di emozioni, l'abbiamo già detto in tutte le salse, in tutti i modi, non solo legate ad un territorio che il buon Dio ci ha regalato, che probabilmente è unico nella sua complessità, ma è anche unico per le cose che si fanno all'interno di quest'area e di questa economia e di questi territori. Oggi viviamo una delle tante emozioni che nell'autunno in modo particolare questa terra generosa ci regala, dal tartufo all'olio, alla castagna, al marrone, a questo agroalimentare che oggi è la bandiera forse più importante della nostra economia, che ci fa riconoscere nel mondo, che ci fa in qualche modo apprezzare nel mondo e che io mi auguro possa anche nel tempo sempre di più consolidare una voglia di visitare questo territorio, perché questo territorio sotto questo profilo diventa un'altra delle frecce importanti del nostro futuro, una delle frecce sulle quali io mi auguro tanti giovani possano continuare a credere e possano diventandone protagonisti ed imprenditori, e questo è il mio auspicio, poterci dare nuova prospettiva
prospettiva e nuova immagine sulla quale abbiamo bisogno in una fase congiunturale difficile come quella che noi viviamo. Olio Oliva poi è oramai una tradizione così grande che non è soltanto più, permettetemi, di quest'area imperiese, è andata al di là dei confini. Olio Oliva è diventato un appuntamento irrinunciabile, penso alle migliaia di persone che in questi giorni si sono avvicendate, le migliaia, penso, di visitatori di questo Piemonte, di questo entroterra, con la quale sempre di più dobbiamo fare un unico grande territorio per sfidare insieme, io credo, altri territori d'Europa e del mondo che credo complessivamente non abbiano le nostre potenzialità. Se pensiamo poi al grande sogno che mi auguro realizzeremo nel breve, quello di avere addirittura come Alpi del Mare un riconoscimento UNESCO, quindi diventare non solo un grande marchio ma anche patrimonio dell'umanità, quest'area, questa terra, con tutto quello che dentro questa terra c'è, viene prodotto, viene realizzato e viene, mi auguro, anche grazie alle Camere di Commercio, finché avranno la capacità di poterlo fare, e qui ho qualche dubbio in questa direzione, averlo come strumento e come grande opportunità. Quindi oggi, nonostante tutte le difficoltà, è un giorno di festa per questa grande area delle Alpi del Mare che va dal Piemonte alla Liguria, alla vicina Francia, perché siamo un unicum che il mondo ci invidia, e io dico, da questo unicum noi dobbiamo ripartire, in modo particolare nei momenti di difficoltà, e questo è sicuramente tale, ma perché non solo con la consapevolezza di disporre di questo grande patrimonio, ma perché dentro questo grande patrimonio ci sono gli elementi che dicevo prima per guardare, io dico, con speranza e con convinzione e anche con fiducia al nostro futuro. Presidente Sangalli, imperia per questa assemblea, un'assemblea che guarda al futuro facendo attenzione anche a quello che accade oggi nel mondo dell'economia e del commercio, il giudizio qual è? Ma guardi, gliela dico così in maniera molto semplice, certamente siamo ancora in una situazione delicata, in una situazione difficile, perché non c'è dubbio che finalmente i segni in meno sono stati archiviati, però i segni più sono ancora troppo timidi, sono troppo fragili, cioè siamo di fronte ad una ripresa che deve essere fortificata, deve essere accentuata. Insomma, se vogliamo trasformare questa ripresa, che indubbiamente c'è ma è ancora fragile, senza slancio, timida, e la vogliamo trasformare in una crescita effettiva, duratura e diffusa, bisogna mettere in campo tutte quelle risorse che rilanciano la domanda interna. Non dimentichiamo mai che la domanda interna per investimenti e consumi vale qualche cosa come l'80% del PIL, e allora certamente nella legge di bilancio ci sono delle misure importanti che vanno in questa direzione, ne cito alcune: l'introduzione dell'IRI, l'estensione del bonus fiscale anche agli alberghi, alcune importanti risorse per qualificare le aree degradate nelle città. Il fatto che sia stata dismessa l'Agenzia delle Entrate e un rapporto migliore tra contribuente e fisco, ma soprattutto quello che noi sottolineiamo con forza, il fatto che non siano scattate le clausole di salvaguardia. Quando Renzi è venuto alla nostra assemblea ha detto che non sarebbe stata aumentata l'IVA, e questo impegno è stato mantenuto. E a proposito dell'IVA aggiungo una cosa: abbiamo vinto una battaglia, ma adesso bisogna vincere la guerra, perché le clausole di salvaguardia sono state spostate nel 2018 per quasi 20 miliardi e nel 2019 per 23 miliardi, e il nostro impegno sin d'ora è quello di fare in modo che anche per il 2018 e 2019 questo non accada. Un'attenzione su tutto il territorio lo dimostra la sua presenza qui all'Assemblea Imperiese a fianco del Presidente Lupi. Sì, guardi, sono venuto proprio volentieri per due cose. Innanzitutto per una testimonianza di affetto e di solidarietà nei confronti del Presidente Lupi, che da anni si sta spendendo in maniera generosa e con grande impegno
per il mondo che noi rappresentiamo. E poi per dare un segnale di particolare attenzione al nostro mondo che, ripeto, sta ancora vivendo momenti di difficoltà, e per dire che la Confcommercio c'è, c'è con il suo impegno, con tutta la sua attenzione e anche con il suo rinnovato senso di responsabilità. Abbiamo cercato di dimostrare, penso di esserci riusciti, che i corpi intermedi, quelli che funzionano, che sono vivi, non sono una zavorra dello Stato, ma sono invece un passaggio importante. Una società senza i corpi intermedi, senza questa loro capacità di mediazione, di dialettica, certamente non può stare in piedi. Soltanto una considerazione ultima che ci riguarda da vicino, questo premio per i 30 anni dato Imperia TV, che dire, un grazie a Confcommercio per essersi così ricordata di noi, dell'attività anche del nostro editore. Certamente, ma io dico un grazie anche a Imperia TV che ha sempre dimostrato in questi anni di essere vicino al territorio e di sapere attraverso la sua collaborazione rilanciare il territorio. Le nostre imprese vivono sul territorio, non delocalizzano, e quindi è importante fare in modo che questo territorio sia sempre più presente e vivo, non soltanto all'attenzione della Confcommercio ma anche nell'attenzione delle istituzioni. Presidente Enrico Luppi, un momento importante per il mondo del commercio, dei servizi, del turismo della provincia di Imperia. La presenza di San Galli qui ad Imperia è significativa in un momento in cui si riflette non solo della situazione attuale ma si guarda verso il futuro. Ma direi un momento importante anche per il confronto con le altre organizzazioni, con sorelle delle altre organizzazioni in categoria, delle organizzazioni dei lavoratori. Perché il problema del sviluppo della nostra provincia e della sua attività economica coinvolge tutti noi. Io credo che siamo di fronte a trasformazioni veramente serie, epocali, dell'architettura politico-amministrativa nel paese che ci coinvolgono in momenti in cui questa famosa crisi, che ormai crisi non è più, ha trasformato profondamente la nostra società dal livello dei consumi al livello delle imprese, e quindi noi dobbiamo sapere cogliere con molta determinazione e decisione i momenti di trasformazione, ma imporre, dico ormai basta suggerire, imporre anche la nostra visione in maniera civile e democratica, ma con molta determinazione. C'è una richiesta anche di poter lavorare, di avere delle certezze di lavoro concreto, insomma il grido mi pare che sia anche lasciateci lavorare. Ma lasciateci lavorare nel senso che ognuno deve fare secondo legge, norme e regolamenti il proprio lavoro, ci mancherebbe altro, però ci vuole chiarezza, trasparenza e velocità di risposta. Non posso... Noi, soprattutto noi del settore del terziario, abbiamo bisogno di velocità di risposta da parte degli interlocutori istituzionali e comprensione di quelle che sono le dinamiche dei settori. Ecco, no? Nelle paludi non ci stiamo più. Anche nei cavilli della burocrazia, anche nelle situazioni e gli ostacoli che vengono molto spesso creati dal sistema. Ma mi riferivo, quando parlavo di palude, mi riferivo a quello, insomma, il nostro è un paese strano, dove giustamente chi ruba deve essere messo in galera, l'amministratore pubblico che non fa il suo dovere deve essere mandato a casa e sfiduciato. Sull'apparato le resistenze sono fortissime. Assessore Scaiola, un momento di riflessione importante con i commercianti, con il presidente nazionale di Confcommercio, per guardare il presente e capire che cosa potrà essere il domani. Ma è un incontro sicuramente importante, ringrazio Confcommercio per l'invito e anche per l'iniziativa. Sì, è un confronto dove dobbiamo guardarci negli occhi e dire quelle che sono le situazioni attuali e quelle che sono le prospettive per il futuro. Come regione stiamo facendo un grande lavoro nell'ottica della semplificazione delle normative regionali, stiamo facendo anche un grande lavoro per dare quei finanziamenti alla piccola e media impresa per potersi, insieme alle attività commerciali che sono tanto presenti in Liguria, per poter avere un riferimento importante, per non parlare delle imprese balneari che sono anche sotto Confcommercio come sotto altre realtà importanti. Noi stiamo facendo un grande lavoro, indubbiamente troviamo un ostacolo che spesso è la burocrazia statale, troviamo spesso difficoltà a dialogare
con norme stantie. Noi come regione crediamo che invece serva una valorizzazione delle autonomie locali che possono sul territorio, insieme ai nostri commercianti, alle nostre piccole imprese, fare sistema per dare delle risposte concrete. Io credo che questa sia l'unica ricetta per dare anche un futuro alle nostre aziende e al nostro lavoro. Assessore Rixi, un momento di confronto interessante, questa assemblea di Confcommercio con il Presidente nazionale in ambito di Olio Oliva per riflettere sul futuro del commercio, dei pubblici esercizi, del turismo, dei servizi. Ma credo che sia un momento importante, come momenti sono sempre importanti quando ci si confronta col mondo delle imprese in un paese che non sta crescendo, dove c'è un governo che fa politiche anche dal punto di vista fiscale sbagliate. Bisogna dar respiro in questo momento alle imprese, sia sul fronte del credito sia sul fronte della diminuzione delle imposte, e credo che oggi per questo importante evento bisogna anche parlare della forza che bisogna mettere nella capacità di proteggere le nostre produzioni agricole di qualità, i nostri prodotti che sono assediati da una globalizzazione che sta cercando di strappare il lavoro e la vita delle aziende nel nostro paese e magari delocalizzarle da altre parti, come anche le produzioni. In questo settore anche la regione scende in campo? La regione scende in campo, è già scesa in campo e continuerà a stare a fianco delle imprese, perché la regione Liguria deve essere una regione a fianco dell'impresa, a fianco del lavoro, a fianco del diritto dei cittadini di continuare a vivere e lavorare nella regione più bella del mondo. Quindi noi dobbiamo tutelare le nostre imprese, fare in modo che possano arrivare su quei mercati con dei prodotti di qualità per qualificare le produzioni liguri e per avere la capacità di mettere insieme turismo, bellezze paesaggistiche e qualità dei prodotti. Assessore Merino, anche il turismo, le prospettive del turismo, punto fondamentale per questa regione al centro dell'assemblea di Confcommercio. Beh, i dati, gli ultimi dati sembrano positivi. Assolutamente sì, non può che essere anche il turismo al centro dell'attenzione di Confcommercio, visto che è uno degli elementi importanti dell'economia ligure, venendo da 2 anni di grande crescita percentuale, sia come arrivi che come presenze, sia per quanto riguarda gli italiani che per quanto riguarda gli stranieri. Quindi voglio dire, un comparto economico molto, molto, molto importante, che deve essere consolidato e che anche dal punto di vista dell'occupazione sta dando molte soddisfazioni, visto che la maggior parte delle nuove assunzioni riguardano appunto il comparto turistico. È chiaro che bisogna programmare il futuro, noi lo facciamo con azioni mirate dello sviluppo economico dell'assessore Rixi, dell'urbanistica dell'assessore Scaiola e anche del mio altro assessorato, che è i trasporti, visto che andremo a investire nei trasporti molto con il nuovo contratto di servizio con Trenitalia, che ci permetterà finalmente di avere una flotta viaggiante a livello europeo. Naturalmente non posso che ringraziare gli operatori del settore che con grande abnegazione e sacrificio hanno saputo resistere alla crisi che li ha attanagliati dal 2008 in poi. Finalmente non dico che siamo fuori dal tunnel, ma abbiamo dati confortanti, siamo risaliti a oltre 14 milioni di turisti nel 2016, dati che appunto non si registravano dal 2008, e quindi vuol dire il futuro pare in crescita. Consolidiamo e lavoriamo per migliorare il nostro turismo. Presidente Fabio Natta, anche la provincia presenta questa assemblea di Confcommercio, che per noi l'imperativo ha assunto anche un significato importante, riconoscimento di 30 anni di lavoro. Sì, mi fa molto piacere questo, mi fa molto piacere come presidente della provincia, e non nascondo anche, e forse direi soprattutto come sindaco di Cesio, perché a essere premiati oggi è imperativo. È Francesco Zunino con sua figlia Lorella, e Francesco Zunino è un figlio del comune di Cesio, è figlio di questa terra, del mio paese, del nostro comune, quindi questo mi emoziona e mi inorgoglisce, ecco, anche appunto dicevo come sindaco. Per quanto riguarda invece il ruolo di presidente di provincia, posso notare che quella di stamattina è stata secondo me una mattinata importante, perché si sono dette tante cose in maniera anche molto diretta e molto franca, ecco, si è sono affrontate delle tematiche serie e si sono tracciati delle ipotesi per il futuro. Su Imperia TV posso dire che in una realtà come la nostra, dove fare imprese è davvero difficile, festeggiare un compleanno di 30 anni con tutto quello che è successo in questi anni, con le varie leggi che si sono succedute, con le difficoltà a reperire risorse, a rimanere sul mercato, ecco, questi 30 anni sono testimonianza di una capacità imprenditoriale e di una tenacia che a me piace pensare derivi da quel DNA del Ligure, dell'entroterra, che non molla mai. Grazie e complimenti davvero, Francesco.
E beh, che Francesco non molli mai lo ha dimostrato nei fatti. Francesco, percorrendo una strada che è stata in salita comunque, perché dobbiamo dire che non ci sono state agevolazioni per Imperia TV o facilitazioni. Non dobbiamo dire grazie a nessuno, questo è il mio orgoglio. Dobbiamo essere impegnati tutti ancora per dimostrare la nostra capacità. Io ve l'ho dimostrato coi fatti, ve lo dimostrerò ancora, perché la mia grinta è infinita. Forse è per lo sport che ho fatto che sono così grintoso. E una cosa importante è questa: non ci hanno fatto coraggio nessuno, perché dopo 2 mesi che noi, oggi lo voglio dire ma con un sorriso, che tanto sono persone che non contano, no? Hanno detto che avrei durato 2 mesi, la frase brutta che hanno detto non la dico, e loro hanno sbagliato, no? Si può sbagliare nella vita, correggetevi, perché Imperia TV è rimasta 30 anni, ho dichiarato che voglio rimanere ancora 20 anni e poi vado in pensione, vado magari un po' in campagna ancora. No, io sono orgoglioso per la mia famiglia, per i miei figli, per mio nipote, per tutti voi, di aver resistito alla confusione politica che hanno usato nei confronti di questa azienda. E allora la confusione politica che ci hanno, ci devono dare una regolata, ma una regolata al cervello, altrimenti dovremmo regolarli noi. Grazie a tutti. Siamo con Luigi Vidili per questa iniziativa della CIA in occasione di Olio Oliva, una gara che è basata sul coniglio alla ligure, che insomma è un grande piatto della nostra terra. Quest'anno la gara si svolge, ha come argomento il coniglio alla ligure. Non dimentichiamo che siamo ormai alla 4ª edizione, il primo anno le trombette, poi i previ, l'anno scorso le acciughe fritte ripiene e quest'anno il coniglio alla ligure. Se posso dire subito, quest'anno è stata una cosa particolarissima, intanto richieste molto più numerose degli altri anni, molti più uomini e soprattutto la cosa particolare è che i cuochi non professionisti vengono da tutta la provincia di Imperia, da Castel Vittorio, da Ventimiglia, abbiamo chi è emigrato a Milano, lavora a Milano e fine settimana torna e ne ha approfittato per fare la gara, abbiamo anche una concorrente brasiliana che da anni vive a Imperia, si è innamorata del coniglio. Tra l'altro dicendo che loro non lo usano, però ha insegnato ai suoi parenti quanto è buono il coniglio alla ligure. Quanti concorrenti abbiamo? Abbiamo 13 concorrenti, abbiamo anche fermato le iscrizioni, e il giudizio viene dato, lo chiamo al buio, la giuria non conosce chi è il cuoco, è un giudizio non sull'estetica, non sulla personalità del cuoco, ma è un giudizio sul piatto. I giurati, i concorrenti metteranno nel piatto dei giudici il pezzo che reputano più buono, i giudici l'assaggiano, hanno un minuto per dare il voto. Alla fine si va, una cosa semplice, la somma dei voti di ogni giudice per ogni piatto e poi proclamiamo il vincitore. La cosa bella è anche il dopo, perché c'è sempre pubblico che gira Olio Oliva come normale, la gente si incuriosisce, momento della degustazione è sì un momento abbastanza caotico, ma spesso si vede gente che ha il piatto in una mano e il taccuino nell'altra per prendere appunti, perché diventa scambio di ricette, ma tu come l'hai fatto, ma perché, ma per come, anche perché sono 13 ricette, da quello che ho visto non ce n'è una uguale all'altra. Perché c'è una ricetta base ma sono ammesse varianti. Le varianti, il problema è che il coniglio alla ligure non è istituzionalizzato. Il coniglio è l'animale che si aveva nella corte, si aveva anche in casa volendo nei piccoli spazi, è nella tradizione ligure. Ognuno ci mette la sua passione, certe ricette sono nate perché magari amavano l'aglio, qualcuno non lo mette perché non amava l'aglio, ma non vuol dire che sia giusta una cosa o l'altra. Si sono sviluppate le tradizioni familiari, l'importante, la cosa bella che ho visto è che tutti mi hanno informato, cioè, ho provato a conoscerli un po' prima, hanno detto io ho imparato perché mia nonna e mia mamma me l'hanno insegnato e noi continuiamo con questo gioco a provare a tramandare alcuni piatti, poi non esiste il coniglio alla ligure. Esistono dei liguri che hanno passione per questo piatto e usano degli aromi di Liguria. L'importante è un bel giro d'olio. Quello sicuramente, il giro d'olio è quello fondamentale, non dimenticando
giusto appunto, non per parlare di cucina bianca a cui non sono abituato, che nei paesi dell'entroterra che fanno parte della Liguria spesso l'olio era una cosa preziosissima, quindi potrebbero esserci anche ricette fatte in maniera diversa, ma è il bello della Liguria, la Liguria non è mai uguale a se stessa e la cucina ligure non è mai uguale a se stessa. Nel nostro studio mobile allestito in Calata Cuneo ci è venuto a trovare il presidente della provincia di Ipiria, Fabio Natta. Benvenuto presidente. Grazie. Allora, ci troviamo praticamente al termine di questa edizione di Olio Oliva, un momento importante per le aziende del territorio, per tutto il territorio, per quello che l'olio d'oliva rappresenta. Sì, un'altra maratona, una maratona breve di 3 giorni, però molto molto intensa. Ecco, ancora una volta credo che l'evento sia pienamente riuscito. È difficile per una manifestazione che si ripropone ormai da tanti anni e conservare la sua freschezza e una sua, diciamo, appetibilità. Ecco, indubbiamente un traguardo non semplice. Credo che gli organizzatori, Città dell'Olio e tutti coloro che hanno collaborato e finanziato questa iniziativa possono ritenersi soddisfatti, perché ancora una volta è andata davvero bene. Non solo un momento di vetrina, chiamiamolo così, ma anche un momento di analisi per confrontarsi, per ragionare su questo settore, il settore dell'agroalimentare così importante per il nostro territorio, che incontra problematiche varie tutti i giorni per burocrazia e quant'altro. Ma direi di sì, è anche un momento in cui Ipiria comunque è un po' al centro di iniziative di livello nazionale legate indubbiamente all'olio, ma non solo, anche più in senso lato alla dieta mediterranea e diciamo a prospettive di sviluppo del territorio e dell'agricoltura in particolar modo. Quindi abbiamo avuto in questi giorni tanti ospiti illustri, oltre che a tanti visitatori che venivano da oltre provincia, perché è importante che questa manifestazione faccia venire, parlando in terra a terra, persone e gente da fuori, è cosa che è accaduta ancora una volta, e qualificati esponenti delle istituzioni e di enti importanti e di organismi importanti, cosa che è accaduta anche quest'anno. Ha sottolineato l'aspetto anche turistico, perché insomma c'è anche questo sviluppo. Oggi noi, girando tra i vari stand, abbiamo incontrato molti turisti provenienti da tante regioni italiane, ma anche dalla vicina Francia, per esempio. Sì, è una costante che si ripete, che anzi forse si, diciamo, è incrementata. Ecco, noi qua diciamo che un po' ci conosciamo tutti, tra virgolette, ci muoviamo in una realtà piccola, e quindi quando c'è una presenza massiccia di persone che arrivano da fuori ci se ne accorge. Ecco, io credo che sia la giornata di ieri che quella di oggi abbiano testimoniato un forte afflusso anche da fuori provincia. Ecco. E questo è importante anche perché si continua a dare un messaggio molto, molto positivo di quelle che sono le eccellenze del nostro territorio. Presidente, poi siamo stati fortunati, abbiamo avuto due giorni, sì, diciamo un po' climaticamente un po' freddi, tra virgolette, perché qua freddo ne fa sempre poco in termini assoluti, però 2 giorni di sole che indubbiamente hanno invogliato i turisti a venire. E beh, la destagionalizzazione, così si chiama, insomma. Dovremmo fare turismo 12 mesi su 12, ecco, questo sarebbe l'obiettivo, e credo che si possa raggiungere con un po' di coraggio e con un po' di fantasia. Grazie per essere stato con noi, al presidente della provincia di Ipiria, Fabio Natta. Prosegue ora il nostro viaggio in Olio Oliva. We'll be right back.
Il Museo dell'Olivo della Fratelli Carli di Imperia rappresenta un riferimento culturale di notevole importanza a livello europeo, non soltanto per le testimonianze storiche che racchiude, ma anche per la sua specificità. L'olivo, al centro del percorso espositivo, è infatti uno degli elementi più caratteristici dell'ambiente mediterraneo e l'olio d'oliva è uno dei prodotti più antichi e importanti della cultura di questa parte del globo. Inaugurato nel 1992 in quella che fu la sede storica della Fratelli Carli di Imperia Oneglia, una delle principali aziende olearie della Riviera, il museo raccoglie una collezione archeologica tra le più importanti d'Italia, oltre a documenti, oggetti preziosi e utensili legati all'olivo e ai suoi doni. Diciotto sale presentano, con le tecniche espositive più moderne, la storia dell'olivo e dell'olio e raccontano l'importanza che hanno avuto per ciascuna delle grandi civiltà prosperate lungo le coste del Mediterraneo, sia nella vita quotidiana che in quella religiosa ed artistica.
Nel giardino che lo circonda sono presenti alberi di ulivi millenari, una ricca collezione di giare, frantoi e presse provenienti dal bacino del Mediterraneo. Nei mesi della raccolta delle olive, da novembre a marzo, è possibile vedere il frantoio della Fratelli Carli in funzione. Ogni anno decine di migliaia di visitatori, fra cui molte scolaresche, percorrono le sale del Museo dell'Olivo della Fratelli Carli e usufruiscono dei servizi ad esso collegati, fra cui una biblioteca specializzata e una sala convegni. A disposizione del pubblico anche autoguide multilingue per i più giovani, attività a loro dedicate per imparare divertendosi. Il Museo dell'Olivo è aperto al pubblico dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30. Nel corso dell'anno sono inoltre previste aperture straordinarie in occasione di eventi e festività. E qui invece andiamo ad unire, insomma, alcuni dei prodotti del nostro mare che vengono qui proposti ai visitatori di Olio Oliva, è così? Sì, noi proponiamo il pesce, non si dovrebbe dire povero, perché non è povero, è un pesce buono che la gente non è abituata a mangiare e si dice pesce povero, ma non è povero, è un pesce ricco e bisogna mangiarlo. Ecco qua, mostriamolo. Questo è tutto pesce, che cos'è. Qui c'è il sorallo, lo sparaglione, coccio cornuto, che non so in Italia come si chiama, in italiano come si chiama. Coccio, com'è? Coccio cornuto, perché questo c'ha la testa con due corna. La zanchetta, cosa c'è più? La mostella. La triglia. La mostella. Rovello. Tutto pescato ovviamente davanti alle coste imperiesi. Tutto questo pescato nelle nostre coste. E poi fritto. È pulito, giustamente è un pesce che... ci vuole del lavoro, perché per prepararlo è il guaio di quel pesce lì, bisogna squamarlo, pulirlo e poi friggerlo, perché è un pesce che va esclusivamente fritto. E la gente apprezza? Molto. Molto, molto. Solo che è più comodo mangiare il totano che quello lì. Vabbè, però il gusto è anche diverso. Sono un po' resti, poi quando lo provano tornano e ci fanno i complimenti. E Olio Oliva come sta andando? Noi, diciamo, per quello che può interessare a noi, bene. Bene, perché la gente c'è stata, è passata e ci hanno fatto i complimenti. E ci accogliamo anche per l'olio che vada. Adesso noi friggiamo esclusivamente con olio di oliva. Quello, valore aggiunto. Sì, esclusivamente, perché tiene inutile, bisogna dire, costa un po' di più, quello... è da dire, non olio extravergine, quello raffinato, però olio d'oliva. Olio d'oliva e che ci siamo trovati bene. Cassa? Tutto qua. L'impresa familiare è un po' il centro di questo convegno organizzato dalla CIA in occasione di questa terza giornata di Olio Oliva, un elemento fondante per l'economia locale? Assolutamente sì, possiamo pensare, se conosciamo la nostra agricoltura, sappiamo che è fondata in Principe d'Imperia, credo più del 90% soltanto su aziende familiari, e però scontiamo dalla legislatura che abbiamo nel nostro paese un appesantimento a livello burocratico molto forte.
Noi abbiamo avuto in questi anni dai nostri associati, molte volte ci hanno sollecitato a affrontare questo problema. Oggi abbiamo avuto la fortuna di avere con noi il nostro presidente nazionale, abbiamo un rappresentante di un sindacato spagnolo, perché a noi interessava molto fare un raffronto in Europa per i vari paesi, no? Per capire se l'Europa è tutto uguale o non è tutto uguale, e questo per noi è molto importante. Tutto questo perché la nostra dimensione economica è fatta di piccole e medie imprese, quindi la famiglia a volte è molto importante in questo. Sicuramente sì, anche perché se noi applicassimo le regole del bilancio come nelle aziende normali, nelle imprese commerciali, sicuramente noi chiuderemo. Noi riusciamo a stare in piedi con molta difficoltà perché con l'intervento appunto del singolo agricoltore e dell'aiuto della sua famiglia non si computano le ore di lavoro, non si computa una serie di cose per cui quell'azienda può riuscire a rimanere in piedi, e noi vogliamo che riesca a rimanere in piedi. E la burocrazia si conferma purtroppo uno dei problemi di questo paese. È sicuramente uno dei problemi grandi. Noi dobbiamo avere il coraggio coi politici, con noi come associazioni, di imporre, di cercare di sensibilizzare sempre di più i nostri politici ad affrontare questo, perché abbiamo, vedete, vi è una burocrazia che può essere accettata quando si parla di sicurezza sul lavoro, sicurezza alimentare, ok, lì possiamo cercare di trovare delle deroghe, però bisogna anche stare molto attenti perché, voglio dire, sono argomenti molto molto importanti, ma è proprio la burocrazia inutile, quella che sono i doppioni di certe norme, di certe incombenze che vanno tenute, quella va combattuta e ne va della nostra sopravvivenza. Servono anche degli aiuti, forse? Ma degli aiuti, principalmente bisogna smontare quell'enorme castello, monolite, non so come poterlo definire, di norme che negli anni si è venuto a costruire. Noi dobbiamo avere la forza di ricostruire le cose dalle fondamenta, gettando via tutto quello che è inutile e vessatorio. Oggi si è un po' analizzata la situazione delle imprese familiari, una questione che sta molto a cuore alla CIA perché fa parte del tessuto economico locale. Assolutamente sì, l'azienda, diciamo, mediterranea è quasi tutta azienda di tipo familiare. Nella nostra regione, in questa provincia, in Imperia ancora di più, è un'azienda che si può definire addirittura una microazienda, quindi ha delle caratteristiche particolari, ha un ruolo importantissimo sul territorio perché tra le altre cose difende il territorio stesso dal suo degrado, però ha delle particolarità, diciamo, a sé. Cioè, mediamente possono essere una persona, due di famiglia all'interno dell'azienda, quindi ha delle caratteristiche per le quali l'eccesso di burocrazia e altri tipi di problematiche la stanno mettendo in seria difficoltà. Ecco, quali sono le problematiche principali? Come dicevo prima, l'eccesso di burocrazia, e non viene fatta differenza tra un'azienda che ne so che ha 50 dipendenti e una che ne ha uno, ecco, o addirittura magari part-time, eccetera. Quindi, tenuto saldo tutte le considerazioni che devono essere fatte sul livello di sicurezza in azienda, su tutte quelle tematiche che riguardano la sanità dei prodotti, su cui non si deve derogare, però un po' di elasticità su quelle che è invece proprio la gestione di questi aspetti e di queste autorizzazioni e di questa burocrazia dovrebbe essere considerata proprio per la tipologia di queste piccolissime aziende. Quindi il paradosso è che si sottragga tempo alla campagna, per esempio, dedicandolo alla scrivania con le cosiddette scartoffie. Assolutamente, questo è il taglio, è quello che ci tocca. Cioè spesso alcune cose non vengono neanche comprese da parte degli agricoltori, che non riescono a capire queste situazioni che a volte hanno l'aria di un accanimento addirittura. In quest'ultima giornata un cooking show della Coldiretti per analizzare l'utilizzo della taggiasca in cucina. Presidente, allora un momento di analisi, anche piacevole però.
Beh, assolutamente piacevole, anche perché quest'anno vogliamo valorizzare la taggiasca, l'oliva taggiasca in salamoia abbinati nei piatti, e anche riuscire, se ci riusciamo, a chi sarà presente, chi assaggerà questi piatti fatti da Sabrina Ramella, chef Ramella, che con l'occasione ringrazio come sempre della disponibilità, di fargli cercare di capire quanto è importante anche l'oliva salamoia nei piatti e quando non si usa l'oliva taggiasca in salamoia ma si usa un'altra oliva, il piatto cambia radicalmente. Qui parliamo di palato ma anche di aziende locali, di tradizione locale, di un'importanza per il territorio a livello economico. È un'importanza a livello economico enorme, anche perché noi abbiamo in provincia di Imperia una grande fortuna, che ci è stata fatta una pubblicità dell'oliva taggiasca e del termine taggiasca è impressionante. Non c'è nessuna azienda a livello internazionale che sia riuscita ad arrivare dove è arrivata oggi l'oliva taggiasca in maniera del tutto gratuita. Guardiamo solo l'ultimo film, premio Oscar di Sorrentino, La grande bellezza, dove viene citata specificatamente l'oliva taggiasca, e mille altre realtà di questo genere. È una fortuna enorme, perché comunque questo ci porta alla ribalta del mondo con un prodotto che noi siamo coscienti che sia di qualità, ma anche viene riconosciuta da tutti quanti i consumatori. Ecco perché è ora di proteggerla, ecco perché è ora di creare una denominazione di origine protetta sul termine taggiasca. Tra le iniziative organizzate in questi giorni anche una che ha coinvolto i bambini. I bambini sono importantissimi, importantissimi per Coldiretti, per Campagna Amica, perché comunque saranno i consumatori di domani, delle nostre imprese, dei nostri prodotti, e nel percorso di crescita di un bambino il palato, il gusto è estremamente importante. Se riesce a provare più cose, più aspetti, più sapori, si educa al palato e quando diventerà adulto sarà veramente un assaggiatore a tutto tondo. Ecco perché noi riteniamo che insegnare, condividere con i bambini l'esperienza dei prodotti agricoli del territorio è fondamentale. Quest'anno abbiamo fatto il pesto col basilico e i pinoli, sia per insegnargli anche quanto l'agricoltura e quanto è lungo il percorso nel produrre un prodotto di qualità e nel coltivare e nel produrlo, ma anche nell'utilizzo e nel farlo. Abbiamo anche quest'anno variato dal pane, siamo passati alle erbe aromatiche, che comunque è una realtà anche importante economica del territorio, quindi l'uso delle erbe aromatiche, le talee, come si pianta, come si coltiva la pianta aromatica, e ultima cosa il riciclo, perché nei nostri laboratori abbiamo cercato anche di insegnare, che è tradizionale dell'azienda agricola il fatto del riciclo, di come si ricicla un vaso, in questo caso di erbe aromatiche, che magari può essere usato come soprammobile, come dipinto, insomma la cultura del riciclo che fa parte delle tradizioni vere dell'azienda agricola. I bambini saranno i consumatori del domani, ma anche gli imprenditori del domani, perché è importante insomma valorizzare il territorio e salvare anche queste aziende e aiutarle sempre di più. È fondamentale, anche perché noi abbiamo un territorio estremamente fragile come gran parte d'Italia. Il nostro forse lo ancora di più, perché è stato addirittura modificato dall'uomo con i muri a secco, le fasce, quindi è un territorio modificato che ha bisogno di estrema cura. La presenza dell'impresa agricola nell'entroterra, sulla costa, nell'entroterra è fondamentale, da Monesi fino al mare, anche perché sia dalla pastorizia, dalla gestione dei prati, quindi delle acque, all'olivicoltura, alla viticoltura, al mare, è fondamentale. È fondamentale altresì anche condividere e insegnare e cercare di coinvolgere le nuove giovani nel mondo agricolo, perché io sono un produttore. Io ho avuto la fortuna di fare questa scelta e come tanti altri come me è una scelta che di soddisfazioni ne dà veramente tante. Siamo al termine di Olio Oliva, che ha visto una presenza importante della Coldiretti. Che bilancio si può fare? Ma Olio Oliva è sempre una grande manifestazione. Oggi siamo in questa edizione siamo stati estremamente fortunati, perché abbiamo avuto delle giornate stupende, le aziende sono soddisfatte, peraltro come sempre, comunque c'è tanta affluenza soprattutto di francesi, e i francesi notoriamente apprezzano particolarmente i prodotti agricoli. Il bilancio è estremamente positivo, questo è insindacabile. Dobbiamo andare oltre e dobbiamo cercare veramente, partendo da Olio Oliva, di cogliere e capire tutti insieme che la denominazione di origine è una garanzia per il consumatore e di protezione dei nostri prodotti, della taggiasca, è fondamentale. Siamo in compagnia presso il nostro studio mobile qui in Calata Cuneo di Enrico Luppi, presidente di Promimperia, presidente nazionale dell'Associazione
Città dell'Olio, benvenuto. Allora, grazie. Possiamo tracciare già un bilancio di questa edizione di Olio Oliva, 3 giornate ricche veramente di eventi, una massiccia presenza qui ad Oneglia, tantissimi stand e occasioni di incontro di tutti i tipi. Direi moltissimi visitatori, oltre che stand, espositori, convegni scientifici, incontri internazionali dei 13 paesi del Mediterraneo, il progetto MedDiet con Union Camera Nazionale e altri 6 paesi. Dicevo moltissimi visitatori e voglio sottolineare quello che a mio avviso è uno dei più grandi valori, perché poco si dice, ma in un momento di destagionalizzazione assoluta, siamo 9, 10, 11 novembre, quindi tradizionalmente credo che nessuno venga in piedi a fare turismo in questo periodo. Abbiamo presenze che supereranno le 100.000 e quindi bar strapieni, ristoranti, alberghi tutto esaurito. Quindi direi che funziona la formula, Olio Oliva ormai è un attrattore non regionale ma interregionale, nazionale e internazionale, per cui viene vista come location prestigiosa, di interesse, degna di fare seminari, ripeto, di alto contenuto scientifico ma anche attrazione ludica per tutti gli amici italiani e stranieri che vengono ad assaggiare l'olio nuovo, a comperarlo e quindi a vivere la nostra città. Noi infatti girando qui ad Oneglia abbiamo incontrato anche molti turisti, quindi non sono solo visitatori, come dicevamo, qui del posto, della provincia di Imperia, ma abbiamo trovato piemontesi, lombardi, ma anche altri provenienti da altre regioni. Insomma, è ormai un punto di riferimento Olio Oliva anche a livello turistico. Molti francesi, siamo stati beneficiati dal fatto che vi era festa nazionale in Francia venerdì. Certo. E quindi venerdì e sabato strapieno di francesi, ma ormai i francesi conoscono, grazie alla promozione che abbiamo fatto negli anni precedenti su Nice Matin, e quindi direi che Olio Oliva cresce. Il gemellaggio, se così posso dire, con Asti, con la Bagnacauda, che ci vedrà protagonisti a casa loro 25, 26, 27 novembre, prodomico di ulteriori collaborazioni e approfondimenti per l'anno a venire, Peggati di Gola di Mondovì, quindi Liguria e Piemonte unite nella promozione e nella valorizzazione delle loro eccellenze. Quindi è un interscambio, un flusso continuo che sale e scende, se così posso dire, dalla Liguria al Piemonte e viceversa, e trova una location splendida, un'accoglienza. Quel che è importantissimo dire è che è tutta la città coinvolta, no? Sì. Perché puoi fare bellissime cose in una porzione segmentata della città, qui invece è tutto il borgo di Oneglia, del rione di Oneglia, che vive in tutte le sue vie, in tutti i suoi negozi, in tutti i suoi momenti di vivibilità cittadina. Noi con le nostre telecamere e i nostri microfoni siamo andati a curiosare nei vari stand, ma anche tra i visitatori che sono giunti qui per Olio Oliva. Sentiamo cosa ci hanno detto, poi continuiamo ad analizzare questa edizione con il presidente Lupi. Sentiamo. Cosa proponete in questo stand? Noi proponiamo tutto quello lì che si vede, di più, cioè c'era della roba in più, che non ce l'abbiamo più per fortuna. È andata tipo, venduta? Tipo la scacchiera col piede, con i scac tutta completa e l'orologio a pendolo. Legno d'olivo? Tutto in legno d'oliva, senza un chiodo, tutto a incasso, un lavoro perfetto. Quindi insomma una grande artigianalità ci vuole. Sì. Perfetto, perché io non sono iscritto all'artigiano, sono hobbistico, ma mi fanno i complimenti della mia roba qualsiasi persona che passa e io sono contentissimo, soddisfatto. Ma qui a Olio Oliva ci sono tante persone che quindi si avvicinano. Sì, noi abbiamo avuto un bel giro di gente da venerdì arrivare adesso, se n'è fermata molto, 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 perché la gente, c'ho l'assortimento di tanta roba e dei taglieri, di tutto. E ne abbiamo venduto abbastanza che siamo già soddisfatti oggi, perciò fino a stasera penso di fare ancora dei soldi e almeno, e siete contenti. E siamo contentissimi. Buon lavoro. Grazie.
Siamo ora in un altro stand, qui siamo in piena Valle Argentina, si propongono i prodotti del territorio, molte le persone che si avvicinano, siete soddisfatti? Sì, diciamo di sì, dai. Sta andando bene questa edizione di Olio Oliva? Sta andando bene, anche il tempo ci assiste. Ecco, importante comunque proporre sempre prodotti locali. Prodotti locali, prodotti dell'Alta Valle Argentina, il pane famoso, Molino di Triora, e poi vari prodotti, canestrelli di taggia, i nostri benedettini, il pane d'orzo, che è un prodotto antico della Valle Argentina, e i bastunetti. E cosa sono? L'ultimo prodotto sarebbero i crostini con questo pane. Col famoso pane. Col pane di farina tipo 1. Sì. Insomma, qui è Olio Oliva il prodotto principe, ma adesso sono collegate tutte le tipicità del territorio. Questa è la nostra identità. Sì, diciamo di sì. Poi gli assaggi logicamente sono con l'olio d'oliva. Qui siamo stati rapiti da un profumo molto particolare, siamo in uno stand dedicato alla lavanda perché tra i tantissimi stand di Olio Oliva ci sono le varie tipicità del territorio e questa è una di quelle proprio. Sì, noi siamo in Valle Argentina, è proprio la lavanda che cresce in Valle Argentina, noi coltiviamo e distilliamo lavanda vera, poi facciamo i creme, i saponi. Insomma, una bella vetrina Olio Oliva anche per voi. Siete soddisfatti di questa edizione? Sta andando bene? Sono un bel po' di anni che partecipiamo, sì, va bene. C'è gente, insomma, che sta girando. Gente ce n'è, sì. Sì. Proseguiamo la nostra ispezione dei vari stand per sentire le impressioni di questa edizione di Olio Oliva. Com'è andata? Sta andando bene perché intanto il clima ci aiuta, perché insomma le giornate sono calde, possiamo dire, non c'è il sole, ma anche se c'è nuvolo la gente può girare tranquillamente, quindi già il bel tempo ci ha aiutato. Poi gente ne gira tanta, quindi possiamo dirci soddisfatti, ecco, assolutamente. Un evento importante per la città e per l'economia legata a tutti i prodotti locali? Secondo me sì, perché fa da traino a tutte le attività, quindi lavorano tutti, dagli agricoltori ai fornitori di materie, diciamo contenitori, gli espositori, le ditte che lavorano diciamo intorno adesso, dai bar, ristoranti. Penso che sia un'economia che si mette in moto. Quindi, e la gente assaggia? Molto, molto, molto. E apprezza? E apprezza anche, certamente, sì. E qui ci sono tantissime prelibatezze, abbiamo interrotto un attimo la cucina, come sta andando questa edizione di Olio Oliva per voi? Ma direi molto bene perché quando il tempo comunque merita come in questi giorni, la manifestazione ha sempre un ottimo risultato. Ecco, questo... C'è tanta gente? Direi di sì, io non riesco tanto a rendermi conto perché sono qua tutti e tre i giorni attaccato a questa piastra, però c'è movimento. C'è molto movimento, sì. È una manifestazione che ha veramente successo grazie anche al tempo, oltre che all'organizzazione che mi sembra veramente sempre molto valida. Ecco. E allora buona cottura. Grazie mille e auguri a tutti quanti. Eccola qua, la raggiungiamo che si è presa anche il bicchiere. Buonissimo. Cosa si è preso? Un buon aperitivo? Ho fatto il bis ieri, ho sperimentato. Quindi... E le è piaciuto? Mi è piaciuto molto. E ci vuole anche un po' di vino? E ci vuole anche un po' di vino. Le piace Olio Oliva questa manifestazione? Sì, mi piace. Ha girato, cosa ha fatto? Ho già girato, già acquistato l'olio. È un'occasione anche per... Anche se mi hanno detto che quest'anno l'olio non è... come l'anno scorso. Ce n'è poco, ce n'è poco. No, a parte quello che non pizzica tanto. Ah, a lei piace quello che pizzica? Quello che pizzica, sì. Signora, un aperitivo a base di stoccafisso? Sì, penso di sì, non l'ho mai mangiato, mangiamo, proviamo. Avete fatto un giro qui a Olio Oliva? Sì. Vi è piaciuto? Sì, noi veniamo sempre, tutti gli anni. Siete degli abitué? Sì, gli ultimi giri in moto che facciamo veniamo a fare la Fiera Imperia. Ma da dove venite? Da Cuneo. Ah, quindi in trasferta? Sì, in trasferta. E cosa vi piace di Olio Oliva e qui di Imperio? È bellissimo, poi ci sono tanti tipi di olio, uno diverso dall'altro, assaggiandolo così è bello, mi piace, poi mi piacciono queste cose. Poi mi piace anche il fatto ci sono queste cose. Iniziative un po' particolari. Sì, ecco, sono belle, sono una bella. Diceva signora? Niente. Mi piace tutto. Poi sì. L'olio del Ponente Ligure. No, davvero. È il massimo. Non ce n'è olio. Non ce n'è. Io olio buono come questo. Buona giornata allora. Grazie. E buon dia. Grazie, arrivederci. E allora Presidente, abbiamo sentito i visitatori ma anche gli espositori tutti contenti e soddisfatti di questa edizione di Olio Oliva. Come si diceva, una vetrina ma non solo, anche un momento di analisi, di confronto su alcune delle porzioni importanti della nostra economia, quindi olio d'oliva ma non solo. Ma, stamani vi sono stati due momenti importantissimi, l'assemblea Confcommercio col Presidente Nazionale Sangalli,
l'assemblea della CIA, la Confederazione Italiana Agricoltori, col proprio presidente nazionale. Quindi anche questo è un segnale molto forte, no? Due assemblee categoriali, ma alle quali hanno presenziato due presidenti nazionali. Questo significa che, ripeto, la città di Imperia è diventata protagonista per questi tre giorni, tanto da meritare appuntamenti con due presidenti nazionali. Le valutazioni di tipo economico sono note: siamo in una provincia di terziario prevalentemente, beneficiamo della ripresa economica reale e non, come dire, fittiziamente statistica quando c'è, però noi ci impegniamo anche attraverso questi eventi, manifestazioni che la Camera del Commercio delle Riviere sostiene quasi interamente sulle proprie spalle, perché il Comune di Imperia, come dire, brilla per la propria assenza sotto il profilo di apporto finanziario. Quindi Camera di Commercio delle Riviere, la Regione e qualche sponsor privato che timidamente si affaccia per la prima volta, insomma, riusciamo a, per ora, a mantenere il format ed a crescere. È evidente che per il futuro grandi idee ci sono, ma bisogna parametrare le idee alle risorse che ci saranno. Importante appunto anche per l'economia locale in maniera diretta. La prima giornata ha visto per esempio un confronto diretto tra alcune aziende ed alcuni compratori, acquirenti provenienti anche da molto lontano con mercati interessanti. Questa è la novità di questa edizione. Abbiamo voluto coniugare la dieta mediterranea che abbiamo celebrato per 4 anni di fila. L'anno scorso siamo stati protagonisti a livello nazionale e internazionale su mandato del MIPAF a Milano, all'Expo, sul forum della dieta mediterranea. Ripeto, quest'anno abbiamo voluto non fare un convegno sul tema, ma concretizzarla attraverso un B2B workshop tra 5 paesi obiettivo e 32 imprese del nostro territorio, quindi 10 buyer, con Liguria International, che è l'agenzia regionale per l'internazionalizzazione delle imprese. È andato molto molto bene. Ho ricevuto i complimenti da diverse imprese, da tutti i buyer, e credo che questa formula, che non è nemmeno eccessivamente costosa, devo dire, grazie alla professionalità dei nostri addetti, dei nostri collaboratori, ha avuto uno svolgimento perfetto, armonico, lineare. Molte aziende hanno invitato questi buyer a casa loro e spero che faccia un po' di buoni affari. Avviandoci alla conclusione, parliamo del futuro. Come si diceva, bisognerà parametrare tutto alle risorse, però verso cosa guarda Olio Oliva? Olio Oliva si vuole confermare come appuntamento strategico nello stesso periodo, per i motivi che ho detto. Abbiamo idee di ancora maggior coinvolgimento della città con i propri operatori. Cerchiamo di raffinare l'aspetto fieristico espositivo e sicuramente metteremo in cantiere elementi scientifici da essere attrattori, ripeto, a livello nazionale e internazionale. Presidente, grazie di essere stato con noi. Appuntamento allora a Olio Oliva del prossimo anno. Grazie a tutti voi. In collaborazione con Azienda Agricola Il Cascin, promozione e valorizzazione prodotti tipici, vini bianchi DOP, vermentino, pigato, vino rossese DOP, vini bianchi e rossi da tavola, olio extravergine di olive taggiasche, olive taggiasche in salamoia. Azienda Agricola Il Cascin, telefono 0183 65 26 64 75 30 83. Sì,
Per un buon prodotto ci vuole la giusta etichetta e l'etichetta giusta la trovi da Grafiche Amadeo. Grafiche Amadeo ti mette a disposizione una nuova attrezzatura per la stampa a più colori, la laminazione e la fustellatura in linea. Il tutto in un unico passaggio da bobina a bobina. Un macchinario ad alta tecnologia ed elevatissima velocità in grado di realizzare etichette di assoluta qualità per medie, alte e altissime tirature in tempi rapidi. La tua etichetta ti aspetta da Grafiche Amadeo. Francesco, ma a quest'ora dove sei stato? Indovina. Dovunque c'è un Conad, c'è gente così, attenta alla qualità che parla attraverso tutti i colori e i profumi della freschezza. Perché in Conad, sulla qualità, nessuno chiude mai un occhio. Assaggia questa. Conad. Persone oltre le cose.